stata in molti villaggi e campagne in Cina, ma oggi ho l'occasione di visitare un villaggio un po' diverso da quelli che ho visitato in precedenza. Oggi sono a Ninghai, in un villaggio chiamato Gejia. Questo luogo, da villaggio rurale poco sviluppato, è diventato oggi un vero e proprio villaggio artistico. Un villaggio rurale in Cina abbraccia il mondo dell'arte. Sembra davvero incredibile. Andiamo a visitarlo insieme. Passeggiando per i vicoli del villaggio Gejia, sono rimasta stupita. Dalle decorazioni artistiche sulle pareti e le sedie di legno per riposare, al museo e al bar costruiti dagli abitanti del villaggio nelle proprie case. Ci sono paesaggi sorprendenti ovunque. È difficile credere che tutto questo sia parte di un villaggio rurale. Questo ha anche portato i giovani dalle città a tornare al villaggio per avviare attività commerciali. Il laboratorio di legno di Zhang Youli è stata la prima tappa del mio viaggio. 今天我们做一朵手工爆花玫瑰花，这个是昨天晚上泡的，然后泡软了以后，我们就可以折成玫瑰花的形状。这样的话就比较好制作，是吧？对，我们取出这样的一个长条，如果有破损的话，它有破损，你看中间，中间有，把这个剪掉，哇，那就用这一部分。对，对角折过来以后再对角折。 Guardate le due rose che abbiamo fatto, questa è quella che ho fatta io, questa è quella che ho fatto io la più brutta, questa è quella della professoressa Zhang. È stato veramente divertente fare questi lavoretti, sembrano facili da fare ma in realtà non lo sono. Guardate, questa è la mia e questa è quella della prof. Wow. 好了，结果能带回家吗？可以。哇，真好，谢谢。 您是怎么开始从事手工技艺的呀？个人比较喜欢这种手工艺品，木头是我们当地能够直接提取的一些材料，所以我想结合木头，把它加入到我的一个这个文创产品里面去，所以我就自己挺感兴趣的去学了这个手艺。转做手工艺品对你生活带来什么样的改变啊？ 它给我的生活带来更多艺术文化的一个气息在里面，像后面的那些盆景啊、画画都是我家女儿画的。哇，真的啊？那你女儿还挺有天赋的。嗯，哇，她很喜欢画画。 Al momento nel villaggio Gejia ci sono già 25 abitanti come Zhang Youli che hanno trovato la propria strada. Tutti questi cambiamenti sono stati scaturiti dalla campagna Revitalizzazione rurale attraverso l'arte nel 2019. Il team del professor Zhejiang dell'Università Renmin non solo ha guidato gli abitanti del villaggio a progettare e trasformare spazi abbandonati e vecchie case attraverso l'arte, ma ha anche cercato opportunità di business adatte a loro, portandoli sulla strada della ricchezza. 赵老师，您和你的团队是如何改造盖家村？其实改造盖家村呢，我们主要的目的啊，就是想老百姓就村民啊参与进来一起改造啊，因为这老百姓呢，他是这个村子的主人是吧？他如果不参与，那么这个村子改造起来是很具有短暂性的，就是说改造外人来改造完，对，看起来很好看，但是可能过个三年五年之后，就又不好看了啊。对。 那您是怎么说到让村民喜欢上艺术，并且就是接受改造啊，这边的这个改造？其实老百姓啊，一开始的时候是不接受的，对，嗯，他是很排斥的，因为他觉着一听艺术，哇，那个和我没有关系，尤其在农村生活里面，我不需要那个东西，是吧？我挣钱也不需要那个东西，我生活也不需要那个东西，就是中国的老百姓很务实，比如像这个东西，如果说哎。 咱做一个艺术性的桌子或者什么的，他很难接受。但是如果跟他讲，咱做的这个东西
放在你家里边，比如你吃饭呀，或者客人来了一起喝喝茶有用，哎，他就愿意干了，啊，他就愿意干了。所以我们做东西一定要低成本，要用上老百姓的技能，而且要用上这个村的本土的材料。所以他们一开始对您想法也不是很好，对吧？对，对我们的评价叫骗子，叫骗子，对，因为他们不相信，说咱做的东西是为他们做的，因为要拉着他一起干嘛，就不是我在做，是要带着老百姓一起做。Negli ultimi 3 anni, l'atteggiamento degli abitanti del villaggio nei confronti del professor Zhong è gradualmente cambiato. Yuan Xiaoxian è un esempio molto rappresentativo, dalla vendita della colazione alla progettazione di pupazzi di pezza che piacciono molto ai turisti. La sua vita è cambiata radicalmente grazie all'incoraggiamento del professor Zhong. Questo 你怎么会相信他了哦？之前2019年从教授团队到我家来嘛，在我家吃饭，他后来呢我说骗子，我们一个农家妇女也没什么钱，说好给他骗。刚后来呢我说叫人民大学的几个学生呢，我说是不是要帮我寄这个图样给我试试看啊？他们说好呀，让我想寄什么图样？我说长颈鹿吧，大象也好。当时一窍不通，全靠人民大学的那个几个学生，他帮我手把手的教我。后来呢，玩具不一一做，跟人家参观的人也是越来越多了。民宿那边也有人来了，想想给我带来了是很多的帮助。本来又想我一个农家妇女拿我到人民大学去讲课，但是怎么也没有想到的哦。人生都是改变了。其实我看你现在，你越做越好，越做越大。再有面熟，有餐厅，然后有回地，还有小超市。希望还是再努力一下啊、哦！现在村民就是愿意把自己家里面的房子用来做一个公共的空间，我感觉就自己他们心里已经有很大的变化。其实这个对中国的老百姓来讲，农村的老百姓来讲是特别重要的一个变化。本来属于他自己家的私人空间，然后通过艺术化的改造，他愿意让外人进到他的空间里面，这是个极为重要的改变了。反映出来的也是我最看重的，实际是他这个人改变了，他更开放了，是吧？更包容了，更愿意去分享，这就是艺术带来的一种力量啊。Quello che mi ha colpito di più di questo viaggio non è solo il cambiamento dell'aspetto del villaggio. Grazie all'aiuto del team del professore Zhong, gli abitanti del villaggio sono ora aperti a nuovi cambiamenti, ad accettare qualcosa di nuovo per loro. Sono pieni di aspettative per il futuro. Sono a Ningbo, continuate a seguire il canale China Matters.